Ieri in prefettura ho una riunione per capire questo super Green Pass, Green Pass rafforzato che partirà il 6 dicembre. La criticità sono i trasporti. Trasporti e anche insomma, i controlli all'interno degli esercizi pubblici. Ieri è stata una riunione molto importante che meritoriamente il prefetto, d'intesa con i sindaci, le forze dell'ordine, ha convocato, dove insomma, abbiamo ascoltato anche le problematiche e le criticità dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dei soggetti titolari appunto del servizio di trasporto pubblico. Come ho già detto ieri, è assolutamente necessario che ci sia una collaborazione in questa fase in cui i controlli saranno intensi, una fase molto delicata dove l'incremento del numero dei contagi deve assolutamente essere fronteggiato sia con una campagna vaccinale che deve essere spinta con la terza dose, e lo stiamo fortunatamente vivendo, ma dobbiamo fare ancora di più, e con l'innalzamento delle misure di attenzione, con il rispetto delle regole. I controlli ci saranno, ma è necessario che ci sia un controllo diffuso, che ci sia un senso di responsabilità diffuso e che tutti si mettano a disposizione di questa fase. Se vogliamo veramente affrontare anche queste festività natalizie, che fortunatamente, grazie ai vaccini, ricordiamolo, se ci è consentito di vivere oggi le prossime festività natalizie in una condizione, diciamo così, diversa rispetto a quella dell'anno scorso, è grazie alla vaccinazione. Ecco perché dobbiamo andare in questa direzione, ma dobbiamo rispettare le regole assolutamente, perché non possiamo consentire che ci sia un incremento dei contagi. Sindaco, la polizia locale non sarà coinvolta? La polizia locale è coinvolta assolutamente, c'è il coordinamento della prefettura, ci sono le forze dell'ordine ovviamente, con il signor questore che coordinerà le attività d'intesa con gli altri corpi, e la polizia locale farà parte di questa risposta integrata. E poi c'è il ruolo dei sindaci. Io ho già detto insomma che stiamo valutando con gli uffici, entro questa settimana definiremo l'adozione di misure restrittive o comunque misure di protezione, perché non dobbiamo agire con buon senso, ad esempio l'obbligo di mascherine all'aperto, che tanti colleghi stanno valutando. Pensiamo che il presidente dell'ANCI nazionale ha chiesto al governo di introdurlo proprio a livello governativo, quindi in modo generale, diversificato, a prescindere come misura di protezione che ci consenta proprio di affrontare in libertà questa fase, di arginare la diffusione dei contagi, ovviamente spingendo contestualmente sulla campagna vaccinale. Sto valutando insomma come adottare misure che siano efficaci anche e soprattutto nel periodo delle festività natalizie. Qual è la situazione contagi comunque? Ma su Teramo c'è un incremento che ovviamente è proporzionato a quello del livello regionale. Ieri avevamo 118 casi positivi, solo 3 ricoveri, maggior riprova che la vaccinazione funziona, però ci sono alcuni dati che preoccupano, anche ieri sono emersi, soprattutto per quanto riguarda la costa.